Nocerina Barletta in diretta su Telesveva. Il Nardò, vice capolista Franca Villensini, La capolista Cavese in casa col Gladiator. E poi ben tre derby pugliesi, tutti interessantissimi. Bitonto Molfetta, Brindisi Altamura e Gravina Fasano. È un super programma, insomma, quello che propone la venticinquesima giornata del girone H di Serie D. È la prima delle ultime dieci puntate della stagione. 30 punti ancora in palio. Può succedere davvero di tutto. In testa e in coda. È incredibile la bagarre che sta caratterizzando la lotta per la promozione in Serie C e comprende. Almeno cinque squadre, fa parte delle grandi protagoniste. Il Barletta che sfida in trasferta una nocerina in lotta per confermare la categoria senza passare dai playout. Fischio d'inizio previsto alle ore 14:30 al San Francesco. I biancorossi di Francesco Farina sono a meno due della vetta del raggruppamento. Fondamentale migliorare il rendimento esterno per giocarsela sino al termine, per approdare tre professionisti. Il Barletta, nelle ultime 4 con la valigia da viaggio, ha totalizzato soltanto tre pareggi ed altrettanti punti e non ha mai vinto. Lo Lontano dal Putigli nel 2023, trasferta vietata a c'era inferiore per i residenti nella Batta. Impegno esterno anche per il Nardò, che affronta in contemporanea il Francavilla Neretini, a meno uno dalla capolista Cabese, che, che a sua volta ospita il Gladiator. Gara da ex al Fittipaldi per Nicola Ragno, il tecnico del Nardò. Nella passata stagione ha vinto i playoff del Giorni H, proprio alla guida dei Sinici. In lotta per la vittoria finale ci sono sicuramente anche Brindisi e Casalano, che hanno fatto il pieno di punti nelle ultime due partite. I Rossazzurri al Capozza un matera sempre più sorprendente, che ora può ambire addirittura i playoff in caso di colpaccio. I Brindisini invece accolgono Alfanuzzi il team Altamura. Murgiani reduci da due sconfitte consecutive che presentano in panchina la novità Antonio Rogazzo. Derby di Puglia anche al Rossiello, ma senza pubblico. Si affrontano Bitonto e Morfetta. I nero verdi di Valeriano Losseto devono riscattare la pesante sconfitta esterna contro la Piolana. I biancorossi di Renato Bartoli, dopo le vittorie in successione contro Gladiator e Lavello, possono addirittura sperare nella salvezza senza play-out in caso di risultato positivo. Derby Pugliese pure al vicino. Gravina chiamato a dare ossigeno al proprio totalizzatore. Fasano a secco di successi da 5 partite. Il Martina in casa contro la e la Putiolana deve dimostrare di saper vincere anche al Tursi. Programma completato poi dalla Vellua Fragolese. Scontro diretto. Quello in programma allo Russo di Venosa.